Buonasera, ben ritrovati a Punti di Vista, una nuova puntata insieme, una puntata molto particolare che vi invito a seguire. Vi presento subito la nostra ospite e do il benvenuto alla dottoressa Lucia Camporese, psicologa, psicoterapeuta Aidap Padova. Quindi questa sera eh, molti di voi so che già la conoscono, ma insomma eh, intanto grazie per essere venuta qui con noi. Buonasera a tutti voi e grazie a te dell'invito, molto molto gradito per un argomento molto molto complesso. Ecco, un argomento molto complesso, stiamo parlando dei disturbi dell'alimentazione, un problema che coinvolge sempre più eh, giovani ma non solo, quindi cercheremo di sviluppare questo argomento dandovi anche delle informazioni che possono eh, tornare utili. Eh, se ne parla moltissimo oggi nella società? Eh, sono aumentati i casi? È perché se ne parla di più? Com'è la situazione? Diciamo che se ne parla moltissimo e non ancora abbastanza perché i disturbi dell'alimentazione sono una patologia complessa, molto grave. E soprattutto per la fascia di eh, soggetti che colpisce in modo particolare gli adolescenti, i preadolescenti e i giovani adulti, quindi una fascia della popolazione che ha. Mh, che è proprio in via di sviluppo, quindi intervenire precocemente su un disturbo dell'alimentazione vuol dire salvaguardare lo sviluppo anche proprio banalmente fisico di queste ragazzine, di queste persone in via di sviluppo, ma anche la parte... E proprio mentale di queste, di queste persone. Certo, ci sono delle storie davvero dolorose, ci sono delle storie che finiscono tragicamente, ma ci sono anche, fortunatamente, eh, grazie a persone preparate come la dottoressa, delle storie che hanno anche un... Certo, eh, se fortuna. ne esce, no? Eh, certo. Ecco, l'importante è capire quali sono i sintomi, quali sono i segnali e rivolgervi al medico. Quali sono i disturbi alimentari principali? Allora, eh, diciamo che eh, normalmente si parla di anoressia nervosa, di bulimia nervosa e disturbo d'alimentazione incontrollata, il binge eating disorder, quando si parla di disturbi dell'alimentazione. In realtà i disturbi dell'alimentazione sono una, tutti delle facce della stessa medaglia, nel senso che un disturbo dell'alimentazione è, una, è, un, è, un, è un, un soggetto che ha un disturbo dell'alimentazione tende ad avere quella che è la psicopatologia centrale, cioè hanno una valutazione di sé legata al peso, alle forme corporee, all'alimentazione e al loro controllo. Quindi a seconda del, del comportamento che sviluppano possono sviluppare diciamo, un disturbo verso l'anoressia nervosa e allora troveremo un'importante magrezza, chiaramente una dieta molto restrittiva. Possiamo avere la bulimia nervosa. Abbiamo che sempre, è l'esatto contrario: è l'esatto contrario, ma è uguale nel senso che sono, eh, tutte fanno la dieta, la fanno in un modo particolare: fanno una dieta ferrea, e eh, solamente che a un certo punto eh, c'è proprio una una perdita di controllo subentrano le abbuffate cioè mangiare delle quantità di cibo in un tempo grandi quantità di cibo in un tempo ridotto con la sensazione di perdere il controllo di non riuscire a fermarsi e poi c'è il binge eating, disorder, binge eating disorder che è un disturbo eh, che ha avuto vecchio diciamo di data ma relativamente nuovo ha avuto una sua classificazione in quello che è il dsm 5 il manuale dei disturbi mentali e quindi eh, ha avuto questa classificazione ed è un disturbo che colpisce le persone che sono già in sovrappeso, sono obese e che hanno eh, proprio probabilmente grazie a queste abbuffate l'obesità e il sovrappeso e non sviluppano come nel caso della bulimia il comportamento di, il comportamento mm. di compenso che è il tratto diciamo più conosciuto che potrebbe essere il vomito. Come l'esercizio fisico, i lassativi, i diuretici, comunque un, un comportamento di compenso, quindi la buffata e il comportamento di compenso. Tutti e tre i disturbi. Hanno la stessa psicopatologia, ma dei comportamenti diversi, ma molto simili, più o, più, più o meno intensi. Ecco, parliamo un po' delle cause, perché so che, insomma, ne abbiamo parlato anche prima. Eh, una volta si dava molto peso al ruolo della famiglia, al ruolo della madre, oggi <coughs> ci sono delle linee differenti. Sì, allora eh, diciamo che tra le cause dei disturbi dell'alimentazione. C'è ancora poca ricerca per dire quali sono le cause dei disturbi dell'alimentazione, non abbiamo delle cause certe, abbiamo sicuramente una causa. Sono le critiche, le prese in giro, ecco, cose che magari uno non va a pensare che cosa causa un disturbo dell'alimentazione, il bullismo, le prese in giro in un'età in cui eh, siamo in crescita e i bambini tra loro sono cattivi, vengono presi in giro eh, per, alcune, per alcuni tratti che magari non sono nemmeno presenti, ma sono proprio cattivi tra loro, quindi vengono fatte delle prese in giro, e vivono in ambienti eh, critici, Ambienti con alte prestazioni, in ambienti sportivi con delle esigenze particolari, delle esigenze estetiche o delle esigenze di magrezza che magari la persona non possiede e quindi è. Motivata da grande passione in questo sport, ma magari non è, o magari iniziato a fare danza a 2, 3, 5 anni e si trova a 13, 14 anni che non ha la struttura esile della danzatrice. Quindi arrivano le critiche, le, le richieste di diventare quello che non potrà mai diventare perché è una struttura diversa. Quindi noi non abbiamo delle cause certe. Ma Quello che sappiamo. Volta, ma perché eh, una volta si pensava tendenzialmente. Eh, una volta così. si pensava questa cosa delle mamme. Con, noi lo sappiamo per certo. L'Academy foriti disordine americana ha fatto una grande eh, campagna eh, di, eh, di rinascita di queste mamme. E proprio perché le mamme sono una risorsa, non sì, solo... Quindi possono avere un ruolo, anzi, un ruolo molto amministrativo, un, un ruolo importante, certo, un ruolo importante, ma non sicuramente non sono la causa del disturbo dell'alimentazione. Nasce quest'idea negli anni 60 da teorie naif oggi, ma teorie che hanno iniziato a far, far ricerca nell'ambito dei disturbi dell'alimentazione. Ringraziamo perché hanno fatto far eh, nascere eh, l'idea della ricerca. Di studiare queste cose, però, purtroppo o per fortuna, per fortuna non c'è nessun fondamento scientifico in questo. Le mamme devono essere salvaguardate, sono i nostri grandi aiuti, le nostre grandi risorse collaboratrici. Una terapia senza le mamme, senza i genitori, è una terapia difficile da fare perché non basta un'ora. In ambulatorio, eh no, eh. c'è tutto il periodo eh. a casa, eh. e a casa e quindi eh. devono essere addestrate, devono essere coinvolti tutti, tutta la famiglia deve essere coinvolta. Quali sono i segnali precoci? I segnali precoci che magari la famiglia potrebbe cogliere inizialmente certo. prima che si manifesti certo. in maniera seria? Fare la dieta è un segnale precoce. La dieta è il trigger che attiva un disturbo dell'alimentazione. Noi possiamo avere persone che perseguono un ideale di bellezza ultramagro, possiamo avere persone che cercano di trovare degli ambiti di controllo e arrivano al controllo sul cibo e arrivano alla dieta. La dieta la fanno in un modo particolare, è ferrea. Iniziano a eliminare certe categorie di cibi, prima i carboidrati, poi i grassi, quindi, o comunque a mangiare meno, ridurre le porzioni, evitare e diventano, come dire, furbi, dicono che hanno già mangiato, la merenda l'hanno già fatta, hanno già mangiato dall'amico. Quindi, iniziano a non partecipare più alla vita sociale o comunque attorno alla tavola dei familiari. E non portano la merenda a scuola o la riportano a casa, non avevano voglia. Quindi la dieta è un po' il segnale. Chiaramente eh, noi lo sappiamo bene: quando uno fa la dieta diventa più irritabile, eh, diventa meno concentrato, viene freddo, eh, inizia ad avere la pelle secca. Quindi ci sono anche delle e poi, eh, non per cause particolari, soprattutto, sono una popolazione di ragazze, di donne. E perdono le mestruazioni, non è più sufficiente il nutrimento che hanno e quindi perdono. Le ecco, vorrei soffermarmi proprio su questo aspetto, immaginando che dall'altra parte ci possano essere eh, delle ragazze che ci stanno seguendo e che magari eh, vivano questa eh, problematica. Attenzione, riflettete, ascoltate quello che stiamo eh, raccontando. Perché, primo, si può eh, intraprendere un percorso, si può guarire, si può tornare anche a sorridere perché eh certo. poi anche questo viene a mancare come abbiamo detto poco fa però si rischia di avere dei problemi all'organismo dei problemi di salute eh sì molti problemi di salute <ride> a partire da cose importanti ma banali come possono essere l'osteoporosi perché se non hai le mestruazioni arriva l'osteoporosi, ma l'anoressia in particolare è la principale causa di morte nei giovani, ha un tasso di mortalità pari al 20%. Questo quindi. è un numero incredibilmente proprio d'allarme sociale. Eh sì. Ecco, ma come società secondo lei stiamo facendo abbastanza, secondo te scusa, stiamo facendo <ride> sì. abbastanza oppure no? Allora, come società stiamo facendo abbastanza. Diciamo che negli ultimi anni sono stati erogati anche molti soldi perché si sviluppino centri per i disturbi dell'alimentazione, ambulatori per i disturbi dell'alimentazione, ecco, credo che però eh, bisognerebbe anche guardare la, la qualità della, delle, delle terapie erogate, nel senso che eh, in molti casi non vi è, come ad esempio in altri stati, controllo sul tipo di terapia che viene erogato, dovrebbe essere un approccio eh, come è, com è in tutta la medicina, che non, non vengono approvati approcci che non sono validati scientificamente e dovrebbero essere degli approcci validati, quindi in questo caso ad esempio la terapia cognitivo comportamentale è un approccio evidence based, è stato inserito nelle linee guida inglesi come trattamento, uno dei trattamenti di elezione assieme alla family based therapy di elezione per il trattamento dei disturbi alimentari, quindi bisogna andare verso una maggior efficacia del trattamento, perché si può guarire e anche in breve tempo. Ecco questo, questo è importante, certo, dobbiamo esatto. rincorare, perché poi quando una persona, un familiare soffre di questo, è tutta la famiglia che poi soffre. Tutta assieme. la famiglia, tutta la famiglia, ah. Pensi, la famiglia, i genitori, i fratelli, perché i fratelli, i fratelli non sono da meno, perché la famiglia viene messa perfettamente in stand by finché la ragazza è ammalata, perché... Tutti si concentrano sulla ragazza, ma ci sono anche degli altri fratelli che non hanno più nessun tipo di spazio perché chiaramente è una malattia che coinvolge tutti. Ma eh, no, non vorrei eh, solo sottolinearmi, sottoline soffermarmi sull'anoressia nervosa, ma la bulimia nervosa è, è, è altrettanto devastante: cioè non riescono ad andare a scuola, non è possibile abbuffarsi, magari vomitare e poi andare a scuola. Quindi sono entrambe invalidanti, senza tener conto che la maggior parte della gente non sa che c'è proprio un fenomeno di migrazione tra un disturbo e l'altro, quindi non è detto che io ho l'anoressia e rimango nell'anoressia ma posso, proprio perché è la stessa psicopatologia, posso migrare verso... Quindi la famiglia potrebbe pensare anche che ci sia una guarigione perché vede mangiare e poi in realtà sta accadendo ben altro. Esatto, quindi è... Senti, ma a volte all'interno della famiglia, quando si vivono queste situazioni che sono eh, drammatiche, ci si sente anche responsabili? Sì, non... Come non... si fa a... No. Non, io credo che non ci sia una vera responsabilità da parte di altri, è una malattia che colpisce un certo, delle persone con, con, diversi, con dei tratti di personalità, sono delle perfezioniste, sono in un momento difficile. Difficilmente è la famiglia che, che ha questo tipo di responsabilità, non, vanno, vanno veramente tutelate queste mamme, questi genitori e, e vanno proprio presi a bordo della terapia perché ci aiutino e che capiscano che non c'è un, un indicare la ragazza responsabile del suo disturbo e non c'è da indicare nemmeno loro come responsabili di, di, di nessun tipo di disturbo, c'è una malattia, la, la curiamo. Ecco, qual è il momento in cui eh, bisogna dire ok, c'è un problema, bisogna affrontarlo seriamente e andare dal medico? Prima possibile, <ride> nel senso che l'esordio più precoce è, cioè più, più l'intervento rispetto a quando esordisce la malattia, è cioè, più, più facile. È più facile cucina, perché è. comunque pensare di, di togliere, prima ho detto che eh, chi ha un disturbo dell'alimentazione è, è, è come se si valutassero per quanto riescono a realizzare. Il controllo per peso forma alimentazione ed è chiaro che se sono passati tanti anni in cui io mi vedo in perfetto controllo, nonostante tutti gli svantaggi che ha questo tipo di, di malattia, l'isolamento sociale, al di là della parte fisica, le relazioni, eh, anche la difficoltà di concentrazione, di, di logica mi impedisce di avere una carriera scolastica, di non avere una buona carriera scolastica, perché all'inizio diventano più brave perché diventano molto più determinate, più rigide, ma poi chiaramente se, se non si non mangia stai bene, eh, non, stai, non bene. stai bene. Quindi eh, eh, è, è normale eh, che se io intervengo prima. Io non, no, non ne faccio quasi una forma mentis e anche perché salvaguardo l'ambiente sociale in cui, in cui io stavo e quindi rientro più facilmente con più risorse di prima, sì, ci si augura che insomma entrino con più risorse rispetto a come sono. Allora entrate. noi adesso ci fermiamo per una brevissima pausa, poi torneremo insieme e vorrei ripartire proprio chiedendoti come si fa ad aiutare una persona che non vuole essere aiutata okay. a tra poco. Campagna di sensibilizzazione di Etra. Piccoli elettrodomestici e oggetti elettronici, dove li butto? Smartphone, tablet, sigarette elettroniche sono RAE. Portali al centro di raccolta. Non buttarli nel secco o abbandonarli nell'ambiente. Sono i consigli di Etra per un futuro sostenibile. Informazioni su etraspa.it. Benvenuti nel mondo della Digital Acceleration. La trasformazione digitale è buona pratica. L'accelerazione digitale è meglio. La tecnologia sta portando opportunità illimitate alle aziende. Questo processo si sta sviluppando sempre più velocemente. E l'unico modo per competere è accelerare. Più velocemente vai, più opportunità potrai cogliere. Noi di Making Science aiutiamo i nostri clienti a muoversi più velocemente e a continuare ad accelerare per far sì che possano sfruttare le opportunità digitali. Questa è la nostra missione. Eccoci insieme, una puntata davvero interessante e molto utile, mi auguro quella di questa sera con la dottoressa Lucia Camporese di Padova, stiamo parlando dei disturbi dell'alimentazione. Grazie ancora per essere con noi oggi. Allora, dicevamo come aiutare una persona che non vuole essere aiutata. Eh, questa è la, la, grande, la grande sfida di chi si occupa di disturbi dell'alimentazione, perché proprio eh, ritorno, perché eh, magari per una persona che non si occupa di disturbi dell'alimentazione è solo una frase, però il fatto che queste persone proprio si valutano, danno il valore di sé legato al controllo del peso, della forma e dell'alimentazione. Quindi eh, loro non percepiscono. Il disturbo dell'alimentazione come un problema, il problema è degli altri che gli dicono che sono troppo magri, degli altri che gli dicono che cioè quello che, che non va bene, che mangiano troppo poco. Loro quello che percepiscono è che sono stanche, percepiscono il disagio, il disagio fisico, che non hanno le mestruazioni, che non sorridono, che hanno un umore basso. Quindi eh, l'obiettivo è proprio quello di far vedere che questo senso di realizzazione che hanno acquisito con questa valutazione di sé legata a delle, a delle aree, a dei domini, peso, forme, alimentazione, troppo estesi per essere un valore. Che, che comunemente noi diamo alle persone, legate alla famiglia, alla scuola, allo, a, a, ai figli, a, agli amici, a, a tante cose ha preso troppo, troppo spazio e quindi eh, dobbiamo far capire che il meccanismo che mantiene il disturbo è proprio questo sistema di valutazione troppo ampio solo su alcune aree. Quindi una volta che loro capiscono che il dominio di valutazione è troppo ampio, e cercano di avere molti domini di valutazione, si distanziano e riescono a capire che possono anche stare senza una centralità del genere. Certo, sono problemi davvero complessi dove l'aiuto eh, dei, dei professionisti è sicuramente fondamentale. Come avviene? Una prima visita, facciamo così un esempio, raccontiamo, sciogliamo questa barriera. Ma una prima visita, eh, beh, intanto la prima domanda che viene fatta eh, è quella di capire se sono state portate, sono state obbligate o se sono venute liberamente. Ah. Quindi, già qui si screma eh, la. Diciamo l'intervento, la motivazione, cioè sono stanca di avere questo problema. Dammi una mano, non, non ne posso più perché non posso uscire con gli amici, non sono ormai legata o se sono venute perché i genitori, molte sono minorenni, sono anche molto piccole, parliamo di un esordio tra i 13 e i 17 anni, comunque quasi sempre in questa fascia, quindi sono state costrette dai genitori a curarsi. E quindi la prima, la prima cosa è quella di capire quanto sono intenzionate a, a cambiare. E Da lì si spiega proprio come sono entrate in un meccanismo auto perpetuante di valutazione di sé sbagliata. E quindi si cerca di proprio di portarli attraverso la spiegazione del modello a, a trovare un modello più funzionale. Quindi solitamente la prima visita è un intervento proprio così conoscitivo dove si chiede così se sono preoccupate per il peso, le forme, l'alimentazione, cioè si cerca di capire che cosa hanno fatto o quanti altri interventi psicoterapici hanno avuto, ecco, però la centralità è se è motivata o non motivata a fare un cambiamento e perché l'obiettivo è proprio quello che l'ingaggio in terapia, il salire a bordo della terapia, gli darà gli strumenti per diventare il miglior terapeuta di se stesso, per uscirne e per mantenere a lungo termine l'uscita, perché uscire e ricadere... Ecco, non è parliamo, tale parliamo proprio <ride> di questo adesso un attimino, perché ecco. penso che anche questo sia un aspetto non semplice da gestire, perché si possono raggiungere degli ottimi risultati, certo. poi ci possono essere delle ricadute. Certo, bisogna capire se il risultato raggiunto è di tipo fisico, cioè la paziente ha recuperato il peso. O la paziente, la persona, ha capito come recuperare il peso e come uscire dal disturbo, cioè il meccanismo psicologico non può essere così lontano dal recupero del peso. Quindi deve capire com'è caduta e come uscirne e deve essere a conoscenza di tutti quelli che sono i meccanismi, si chiamano meccanismi di mantenimento che la possono far ricadere, quindi quando li riconosce, quando diventa abile a vederli, se ne distanzia bene, perché comunque non è obiettivo di una persona che ha l'anoressia ed essere uscita dall'anoressia di ricadere, non è l'obiettivo, certo. è un fallimento comunque, ecco, insomma, non certo. Ecco, lei ha parlato dell'età, abbiamo sentito eh, numeri molto bassi, quindi ragazze molto giovani, però eh, questi eh, disturbi possono manifestarsi anche in età adulta? Anche in età adulta. Eh... È un sistema di valutazione, quindi in un momento di difficoltà succede anche in età adulta. E durante il Covid non solo si è abbassata l'età, ti faccio l'esempio, ma durante il Covid c'è stato un grosso incremento perché è stata una tempesta perfetta. C'è stato l'isolamento, c'è stato, stato un blocco di molte aree di valutazione lo sport, il lavoro, gli amici, per tutti, non solo per i ragazzini e c'è stata una pressione mediatica molto molto forte avevamo solo i mass media una pressione mediatica per fare attività fisica, non solo per panificare, per fare la pizza, il pane. Sì, ma... mangiare, fare un po' <ride> esatto, di giornate. ma per fare attività fisica, per mangiare bene. Sembrava che tutti fossero ingrassati, tutti dovessero fare le diete. Quindi eh, la pressione. Sociali nei confronti della magrezza, ma anche le, 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 queste, queste ragazze giovani, ma anche le grandi, le palestre, insomma, in molti posti. La pressione sociale nei confronti di una bellezza ultra magra di bellezza è uno dei trigger più importanti. Quindi anche l'utilizzo dei mass media è un utilizzo dei social media è un utilizzo. Ecco, però mi sembra che le televisioni negli ultimi anni si siano un po' eh, più adeguate. Quello che fa forse più paura sono. I social. I social, i social, le televisioni si sono adeguate, e anche il concorso di Miss Italia. Queste cose si sono adeguate, le sfilate si sono adeguate, però i social, i social sono molto pericolosi perché non hanno controllo e, e sono, molte volte ci sono anche dei siti gestiti da da persone malate, da, da pazienti che incitano, ci sono dei siti, si chiamano pro-ANA, pro-anoressia, quindi incitano a, um, allo sviluppo di... di, di eh, è tremenda questa cosa. Eh, tremenda, eh? sì. Ah. E, e comunque eh, si è cercato, anche le istituzioni hanno provato, uh, le, le chiudono. Ma e poi, poi li riaprono, riaprono. non c'è controllo nei social media. Eh, so, la ment mente umana a volte fa veramente paura dove, dove può esatto. arrivare. Allora, io eh, siamo verso la fine di questa bellissima trasmissione, però volevo parlare anche eh, di Lucia Camporese eh, con un altro punto di vista. Perché, insomma, un lavoro che è una passione. Certo. Eh, un, Lavoro intenso che occupa eh, gran parte della sua eh, quotidianità, è un impegno che passa anche attraverso un'associazione. Ci certo. racconti un po' questa storia. Allora, eh, circa 25 anni fa, eh, un gruppo di professionisti, tra cui io, eh, ci siamo uniti per fondare AIDAP, eh, Associazione Italiana Disturbi dell'Alimentazione e del Peso. Eh, a Verona, la sede centrale è eh, diretta dal dottor Dallegrave che è il responsabile di Villa Garda, Centro per gli disturbi Alimentari di Villa Garda, e eh, è sorta AIDAP eh, come società medico-scientifica per sviluppare, eh, un, per avere un approccio scientifico, per divulgare, per disseminare un trattamento evidence-based come quello del trattamento cognitivo-comportamentale, ma anche proprio per disseminare conoscenza, fare informazione, tavole rotonde, questa è, è questa intervista con te. E poi cinque anni fa, a seguito di una grossa donazione per la morte di una eh, ragazza, ricordiamo ehm, il nome, Claudia Carraro, è, è nata come costola della società medico-scientifica, è nata una onlus che si chiama sempre AIDAP ricerca e prevenzione, quindi è una una, una onlus che si occupa di erogare borse, di, di, di raccogliere eh, chiaramente fondi eh, per la ricerca e quindi eroga delle borse di studio per fare ricerca. E ci sono giovani ricercatori che cercano di perfezionare il trattamento, di scoprire nuovi meccanismi che mantengono il trattamento, nuove cure. E uno dei cavalli di battaglia che insomma adesso ad Interim sta dando veramente dei buoni risultati è il programma di prevenzione. Che viene proposto, la ricerca viene fatta in sette città italiane. È stato proposto a più di 5.000 studenti. Ed è un programma di prevenzione eh, intitolato proprio Claudia Carraro, che eh, cerca di modificare eh, sia la pressione sociale nei confronti della magrezza e lo stigma per il peso e l'obesità, i pregiudizi per l'obesità, ma anche quello di far riflettere sul, eh, sulle critiche, sul bullismo, su quelle che sono le uniche cause eh, dei disturbi dell'alimentazione che conosciamo, ma anche di sviluppare un'immagine un di sé, un'immagine di, di, di bellezza diciamo più normale, quindi è un progetto, un programma interattivo e anche un po' giocoso, ma con una base scientifica. Ecco, è importante questo, è importante comunicare con i giovani, proprio so che andate anche a dialogare con loro nelle scuole. Eh sì, Com'è sì. la risposta? La risposta, allora, eh, io facevo prevenzione eh, anche 25 anni fa, 20 anni fa. Quello che noto negli ultimi 10 anni è che i ragazzi sono molto più consapevoli, più informati, i social non hanno fatto solo malanni, ma hanno dato anche delle informazioni, non si parla più di anoressia, di bulimia, di vingitini, di abbuffate loro Non sanno eh, che cos'è, eh, quindi loro sono più informati e sono più consapevoli. Ma sono, eh, sono molto influenzati da, dall'apparire, da, eh, da questa pressione nei confronti della magrezza. Vedo che però hanno molti valori e quindi cercano di, di resistere, ecco, però poi ci provano. Dottoressa, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Io volevo dare magari qualche riferimento ai nostri telespettatori, c'è un sito, una pagina social dell'associazione. Certo. Allora, eh, vi ricordo, potete cercare, insomma, AIDAP Padova. AIDAP Padova, ma è, AIDAP è Abbiamo 22 sedi in tutta Italia, quindi c'è Ok, allora vi do l'indirizzo preciso che è www.aidap Uh, aida faccio fatica aida. a leggere punto, punto, <ride> aida. Perfetto, ho fatto la mia figura questa sera, no, però insomma, anche la vita a volte ci vuole. Va bene, io le do la rivederci, sicuramente ci vedremo, magari per approfondire anche un po' degli aspetti, più entrando un po' di più in quella che è, ahimè, questa malattia. Esatto, io invece ringrazio te per la sensibilità e anche per aver messo insomma, anche semplicemente. Tramite me in, in piazza il, questo, questo problema molto importante. Un problema che, come avete sentito, insomma rappresenta dei numeri che la dottoressa ha raccontato questa sera davvero molto, molto gravi. Quindi, un allarme eh, sociale se, contro il quale sicuramente bisogna fare qualcosa e bisogna farlo tutti quanti insieme. Grazie per essere stata con noi. Grazie ancora a voi e grazie a tutti. Buona serata. Grazie anche a voi, e ci vediamo alla prossima puntata. Vi auguro una buona serata.